Stasera abbiamo, quest'anno abbiamo rammentato, ricordato la fine della prima guerra mondiale, 1918-2018, e siamo qui questa sera per ricordare la biografia di un grande eredore, anche lui deceduto nel 1918, se non mi sbaglio il 19 giugno, e il 27 è stato sepolto. Abbiamo trovato questa data che è a metà strada tra il suo decesso e la sua sepoltura, e siamo qui appunto per commemorare Francesco Paolo. Volevo ringraziare il dottor Paolo Variale, che ha scritto questo libro sulla vita di Francesco Paracca, e volevo portarvi anche i saluti del generale Sciarra, il presidente dell'Associazione Armi Aeronautica, che purtroppo stasera aveva un altro impegno e non può intervenire, quindi mi ha chiesto di portarvi i saluti. Siccome io sono un ingegnere, mi occupo soltanto di telecomunicazioni e sto imparando la storia adesso grazie al professor Gregory Aleggi e al generale Di Martino, passo la parola a questo punto al nostro chairman, il professor Gregory Aleggi, che introdurrà l'autore, introdurrà il direttore del museo Baracca di Lugo, e ovviamente sarà presente anche il generale Di Martino. Aspettavamo anche il generale Rosso, che però credo che anche lui abbia avuto un impegno e quindi non potrà intervenire. Bene, buonasera a tutti. A proposito, se c'è qualcuno che vuole rimanere a cena, è pregato di segnarsi al più presto sul nostro foglio. Il rischio è di non trovare posto, perché intanto per questo motivo. Ciò non toglie che potete provare lo stesso ad andare a cena, e se c'è posto vi accoglierà. Bene, buonasera a tutti, passo la parola a Gregory Aleggi. E grazie soprattutto per avermi dato soltanto il ruolo di moderare e presentare, così risparmiandomi di fare eventuali brutte figure nei confronti di Paolo Variale, che ha completato questa monumentale biografia di Baracca. Avendo fatto la presentazione del volume, però mi tocca presentare e anche coordinare la presentazione. La domanda che sorge spontanea, a quale bisogna sempre rispondere quando si accinge a fare un lavoro, è: ma ce n'è bisogno? In effetti sul mio scaffale io ho più o meno questa lunghezza, credo, di libri di biografie di Baracca, una persino scritta da me, ed è una tentazione, diciamo, irresistibile per la notorietà del personaggio, per anche il suo ruolo, per la sua valenza di simbolo. Pensiamo che oggi tutta la caccia italiana, tutte le parti intercettori sono raccolti nel segno del cavallino rampante in una forma o nell'altra, tutti i gruppi caccia, ventesimo addestramento, ma non conta, ma il nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tutti quanti cavallini, ci dà l'idea del perché questo simbolo continua a essere così gettonato. Ecco, la risposta qui è articolata, poi sentiremo dall'autore, ma la sfida qual è? Non solo quella di misurarsi con tutte le opere precedenti, ma anche il fatto che ci sono delle coordinate difficili da eludere. Ci sono gli scritti di Baracca. Baracca ha scritto moltissime lettere, e Variale è riuscito a metterne insieme, poi lo racconterà, ma circa 700. Queste non sono nemmeno tutte, siamo sicuri che ce ne siano delle altre. Oltretutto noi abbiamo, diciamo, una metà, perché non abbiamo il carteggio, non abbiamo la lettera e la risposta, quasi mai. Quindi queste lettere sono preziose, ma siccome poi usiamo tutte queste qui, tendono a indirizzare il modo in cui scriviamo, perché sono le stesse fonti. L'altro è il fatto che, essendo un pilota da caccia, il pilota da caccia di maggior successo italiano, non solo della prima guerra mondiale, perché anche nella seconda nessuno ha superato quelle 34 vittorie in combattimento aereo, la narrazione viene scandita anche da quei combattimenti, anche da quegli episodi. E quindi la sfida non è soltanto che sulla dimensione del tema già molto noto, ma anche su questi paletti che, bene o male, in qualche modo indirizzano il modo in cui ci approcciamo all'argomento. Vedremo cosa, poi sentiremo da Paolo Variale, diciamo, gli apporti ulteriori, i materiali nuovi che ci sono, che sono parecchi. Io vorrei soltanto
aggiungere un paio di ricordi personali. Siamo andati almeno un paio di volte insieme a rompere le scatole ai comandanti di Grazianise per farci aprire bacheche, per farci aprire cassaforti, per farci mostrare lettere, diari e materiali che sono adesso tornati all'ufficio storico, ma che erano dispersi, nel senso che queste carte erano uscite dal nucleo principale e si potevano vedere soltanto andando lì, no? Quindi un altro aspetto importante che già distingue dagli altri libri è quello di non essere occasionale. Come ricordava prima il generale Finocchio, quest'anno c'è questa maledizione dell'anniversario. Perché maledizione? Perché ha fatto sì che si moltiplicassero le iniziative e che alcune non siano di buon livello, proprio perché, come dire, dettate dalla scadenza. Ecco, il lavoro di Paolo è stato sicuramente un libro non dettato dalla scadenza, perché viene dopo una ventina d'anni di ricerca, è passato per la storia dei reparti italiani della versione della guerra mondiale, è passato per gli assi della caccia della prima guerra mondiale, entrambi i lavori fatti a più mani con i colleghi Gentili e Iozzi, è passato per un libro sui caduti della prima guerra mondiale, libro che anche lì sui caduti significa andarsi a ricostruire i combattimenti, gli episodi, quindi si è creata una rete nella quale in qualche modo c'è sempre la guerra aerea, la caccia, il combattimento e quindi baracca al centro. Quindi non è un lavoro occasionale, cioè fatto per l'occasione, è in realtà il distillato di un qualcosa che è partito da molto lontano, e direi che questa profondità, questo spessore si vede dal fatto che oltre ad aver letto 700 lettere di Baracca ci sono più di 800 note, quindi è tutto scrupolosamente documentato. Sono messe in fondo le note, si possono saltare, però se diciamo, c'è il dubbio sulla fonte di una certa affermazione la si ritrova agevolmente. Ovviamente nessun libro è mai definitivo, quando si dice che la storia definitiva è sbagliato, la storia cambia perché cambiano anche le nostre domande, cambiano le cose che noi chiediamo alla storia. Io faccio spesso l'esempio dei dinosauri, se prendiamo un libro sui dinosauri ogni 20-30 anni di distanza ci sono scritte cose diverse, eppure i dinosauri sono lì belli pietrificati, forse loro non sono cambiati, però quello che noi pensiamo dei dinosauri cambia, no? Quindi nessun libro è definitivo, e c'è quella dose di frustrazione del ricercatore perché la battuta è sempre che le cose migliori escono il giorno dopo che è pubblicato il libro, perché poi ogni lavoro funge da catalizzatore, si presenta qualcuno e dice ma pensa, io sapevo questo, io conoscevo quell'altro, e c'è poi un archivio di cui non si sapeva. Detto questo, quindi accettando questa inevitabilità intrinseca al lavoro di ricerca storica, direi che sotto il piano fattuale è difficile immaginare di trovare molto di più. Sicuramente si potranno illuminare alcuni aspetti, sicuramente si potranno approfondire singole questioni, ma credo che dopo questo lunghissimo lavoro di ricerca ci sia poca speranza o poca probabilità di trovare materiale che ribalti l'interpretazione che esce fuori. Ecco, io con questo penso di aver finito la parte in cui vi annoio con le mie parole e vorrei passare la parola all'amico Daniele Serafini, direttore del Museo Baracca di Lugo di Romagna, non solo perché il museo è intitolato all'eroe, nella casa dell'eroe, con l'aereo forse usato dall'eroe, ma e non di meno perché il museo ha fatto una serie di belle iniziative in quest'anno molto significative, ma anche perché una buona parte, una dimensione direi del libro è nata proprio dentro il Museo Baracca. Quindi la parola a Daniele Serafini. Grazie Gregori, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Dopo le parole di Gregori è comunque difficile dire cose significative, perché comunque la scheda del libro direi che è abbastanza completa. Innanzitutto, visto che sono qui anche in veste di direttore del museo, che è un museo comunale della città di Lugo, colgo anche l'occasione per portare a voi tutti i saluti del sindaco di Lugo. Siamo appunto reduci da questa maratona iniziata il 26 febbraio di iniziative
dedicate appunto alla figura di Francesco Baracca, che sono culminate nel D-Day, nell'evento del 19 giugno, con una cerimonia solenne e il sorvolo delle frecce tricolori. Come diceva Gregory, c'è un legame forte tra Paolo Variali e il Museo Baracca, e direi anche, e cercherò di motivarlo in due battute, anche tra questa biografia per certi aspetti e il museo, che in qualche modo interagiscono insieme. Il legame è dato dal fatto che Paolo Variale è membro del comitato scientifico del Museo Baracca ed è anche il consulente storico-scientifico del museo, e come scrive anche Gregory nella prefazione, non pochi dei risultati a cui è arrivato Paolo Variale sono nati dalla frequentazione dei luoghi. Uno di questi, il luogo per eccellenza, è il Museo Baracca, dove Paolo Variale non solo ha respirato l'aria, perché tra l'altro è una casa museo, è la casa natale dell'eroe, dell'asso dell'aviazione, ma ha avuto modo di incontrare e di interloquire con alcuni diciamo, dei testimoni eccellenti, tra quelli rimasti alcuni anni fa, che hanno o conosciuto Francesco Baracca o, in questo caso, che hanno conosciuto la contessa Paolina, madre di Francesco Baracca. Mi riferisco alla signora Natalia Baracca, a cui tra l'altro Paolo Variale ha dedicato un bel volumetto sulla 91esima squadriglia, la quale ci ha, e a Paolo Variale, ha raccontato una serie di aneddoti. Ci ha raccontato per esempio come era disposta la casa, il rapporto che c'era tra Paolina e il figlio, ovviamente anche lei si basava sui racconti della madre di Baracca. E dovrei dire, se mi passate la battuta, che Paolo Variale ha un po' seguito in questi tanti anni il metodo Stanislavski, che è il metodo che si usa nell'actor studio, dove l'identificazione dell'attore o dell'attrice con il personaggio è talmente forte che poi ci vogliono dei mesi prima di venirne fuori. Non so se Paolo Variale ne uscirà mai, insomma, da questa figura, solo che appunto lui, Paolo Variale, non è pilota di aerei. E quindi questo è, diciamo così, un elemento. Ecco, quale può essere, diciamo, il valore aggiunto che questo volume conferisce anche a questa dimensione del centenario, a questa ricorrenza del centenario, alla vita del museo? Io credo che le cose si tengano strette, si tengano insieme. Perché? Perché la biografia, appunto, come ha detto Gregory, forse esaustiva, poi qualcosa salterà fuori, ma consente, con tutta una serie di elementi nuovi, di dettagli, a meglio definire, meglio ancora di prima, la figura di Baracca, degli albori dell'aviazione e naturalmente di questa narrazione, come va di moda a dire adesso, di questa narrazione il museo nella trasmissione delle sue raccolte, dei propri saperi, non può che avvalersi, così come, e a me piace sottolinearlo, la presenza di un museo dedicato alla vita, alle imprese di Baracca, agli albori dell'aviazione, può, come dire, conferire e gettare una qualche luce anche sul lavoro così attento di Paolo Variale. Se guardiamo se voi non l'avete, il programma del centenario, il programma in qualche modo va di pari passo con, mi verrebbe da dire, con i capitoli della biografia, perché, e questo è uno dei meriti del lavoro di Variale, Francesco Baracca è stato una figura abbastanza prismatica, complessa, dai molti interessi che andavano dalla musica al teatro, ai cavalli, naturalmente agli aerei, anche a una vita mondana che non disdegnava, e via dicendo. E il programma proprio si è basato, ha avuto come obiettivo quello di dare conto di questa complessità della figura di Baracca, di cui insomma Variale ci dà un reportage dettagliato e molto probante. Un'altra cosa credo possa essere relativa al linguaggio. Certo, ci sono stati libri, lo stesso Variale ha scritto Il Maggiore, che era, diciamo, una biografia leggera, che adesso è stata arricchita e naturalmente in
implementata, però il linguaggio, e questo dico una banalità, non è più quello ridondante del suo omonimo quasi del 1919 Varrale, di Foschini, di Contini, cioè che avevano una prosa che era tra l'altro diversa da quella di Baracca, che Baracca scriveva in un modo sobrio, preciso, e questi biografi a volte veramente hanno forse anche un po' ceduto. Paolo Variale, con una scrittura che è appunto sobria come quella di Baracca, se vogliamo, ci restituisce anche attraverso il linguaggio quella che è la dimensione dell'asso, dell'aviazione. Altre due o tre battute veloci, micro storie e diciamo macro storie o storie più grandi. Io spesso dico, e a volte sono critico rispetto ai ricercatori locali, i quali vedono tante pagliuzze e ci raccontano tante pagliuzze e fanno fatica a vedere la trave. Allora, Paolo Variale naturalmente ci elenca tante pagliuzze, nel senso che è andato talmente nei dettagli che è riuscito a portare a luce, cito una sola cosa perché mi è cara, è riuscito addirittura a trovare, credo qui all'ufficio storico, il fatto che il maestro di Francesco Baracca alle elementari, Don Pietro Acerbi, di Sparre Salesiano, e poi colui che va a Ferrara e dopo alcuni anni, qualche tempo, concorre appunto a fondare una società sportiva che è tornata ora agli onori della cronaca di calcio, che è la SPAL, Società Polisportiva Arsettano. Tant'è che io, che ho un passato legato a quella squadra, ho contattato il presidente e l'ho invitato a venire a Lugo a visitare il museo, ho detto quando riprendiamo gli allenamenti eccetera, allora vedremo. Quindi insomma, vuol dire, tante storie che partono. Allora la questione che già Gregory Aleggi citava in apertura è poi qual è la trave, o quali sono le travi, no? Viste le tante pagliuzze, allora dov'è il punto di caduta? Dov'è, attraverso le pagine di Paolo Variale, l'attualità di Baracca? Uno storico del diario Emiliano Romagnolo, che insegna all'Università di Bologna, un mese fa diceva che Baracca è diventato un eroe nazionale. Allora su questo si potrebbe anche riflettere, quanto diciamo di nazionale, quanto invece di territoriale è rimasto di questa figura, e dalle pagine di Paolo Variale, probabilmente da questa biografia, riusciamo ad avere alcune risposte. Ecco, io non andrei oltre, perché poi naturalmente è l'autore che ci deve raccontare il libro. Ecco, io posso solo dire, concludendo, che come direttore del Museo Baracca, Città di Lugo, siamo orgogliosi, fieri, insomma, che sia uscito questo lavoro, che sicuramente è un lavoro da cui non si potrà prescindere in futuro. Grazie.